Bella a tutti ragazzi, ed eccoci qua in un nuovo video. Io sono Francesco e oggi andremo a fare la recensione del manga Memento Mori. Questo manga è stato scritto da uno youtuber con il nome di Luca Molinaro, meglio conosciuto come Mangaka 96. Questo manga è stato distribuito dalla Per Comics e ne esistono tre varianti. Quella che ho io è costata 4,50 euro la versione standard. Poi abbiamo la versione da 5,90 euro che è con la sopra copertina. E poi quella deluxe, che non mi ricordo quanto costa, però comunque è quella più grande, tipo così, vi faccio vedere, cioè tipo così, però un po' più grande, penso sia, sì, penso sia un po' più grande, dovrei rendervi conto, che ha pure un capitolo intero a colori, la versione deluxe, e che se non ricordo male dovrebbe costare intorno ai 10 euro. Questa comunque, come ho già detto, è la versione da 4,50 euro ed è quella standard. Questo è un manga autoconclusivo, quindi non vi andrò a raccontare la storia, anche perché la trama, perché questa ve la vado a dire, vi vado a dire tutta, quasi tutta la storia. Quindi per chi volesse, c'è il primo capitolo online di questo manga, andatevelo a leggere, vi lascerò il link in descrizione e così se vi piace magari ve lo potete comprare. Io l'ho preordinato insieme a Valerio e infatti alla fine hanno fatto una cosa molto carina, che hanno messo i nomi, diciamo, delle persone che si sono comprati, hanno preordinato il manga. Qua, se vedete, ci sono i nomi. Altri. Comunque c'è pure il mio e il nome di Valerio. Questa cosa mi è piaciuta, è stata bella. Ed è una piccola soddisfazione che ti potrebbe, anche perché poi gli altri quando ci andranno a comprare il manga c'è scritto no, ma se non sapranno chi sei, però è sempre bellino. Ora andiamo a parlare del manga in sé. Allora, i disegni sono belli, mi sono piaciuti. Complimenti a Mangaka 96, li ha fatti molto belli, mi sono piaciuti veramente tanto. L'unica cosa che non c'entri tu, Mangaka, penso di no. È la rigidezza del volume, è troppo rigido. Alcune parole non si, cioè non puoi leggere perché lo devi aprire troppo e si rompe, infatti più di così non lo faccio perché ho paura. Mentre prendiamo sempre un altro manga e guardate la differenza. Cioè, guardate, quando si apre non si rompe, però là già mi spavento ad aprirlo un po' di più. E in più ci sono certe parole tagliate, c'è proprio. Aspetta, andiamo. Ok, faccio vedere qua per non spoilerarvi troppo. Se qua c'è una vignetta, qua sopra ci sono delle parole tagliate. Non capisco il perché di questa cosa, è brutto, non ce ne sono tantissime. Però sì, alcune cose ci sono che. Cioè, non mi piacciono, non ha un senso. Dentro troviamo tanti sketch di altri fatti da altri autori che riguardano sempre Memento Mori, quindi una cosa anche questa carina. E che dirvi di più? La storia, essendo un manga autoconclusivo, non si può dilungare più di tanto. Comunque per la storia, per essere un manga autoconclusivo, per essere stato il primo manga scritto da un mangaka 96, io un bel 7 glielo darei, quindi il mio voto per questo manga, che appunto guardando chi l'ha scritto, che è la sua prima opera, io metterei un bel 7. Se fosse stato fatto da un altro autore più famoso, magari non avrei messo un 7. Nella storia, diciamo, alcune cose non si capiscono molto bene, ma appunto essendo autoconclusivo non può mettere tutto. Se fosse stato più lungo, più dettagliato, secondo me sarebbe stato ancora più bello, perché magari avrebbe spiegato cose che non si sono capite. E quindi se fosse stato un po' più lungo avrei messo già un 8, penso, che dipende sempre da come pensavo la storia. Il finale è stato bello, non me l'aspettavo. Però una volta che è finito, e dico, e ora? Cioè, non ci sono altre pagine perché pensavo un po' continuasse di più, però non è stato così. Io, diciamo che se volete, diciamo, una lettura un po' diversa, o anche, diciamo, aiutare Mangaka 96 sulla sua prima opera, vi consiglio di comprarlo, anche perché è carino, non è pesante, poi è solamente un volume, quindi dice, ce ne sono altri, poi che fa, prendo il primo e gli altri no. Quindi io vi consiglio di prenderlo.
anche magari questa versione base 4 ore e 50, poi fate voi. Comunque il mio voto è 7. Per questo video, ragazzi, è tutto. Io vi consiglio di andare a vedere i nostri altri video, soprattutto anche gli ultimi che sono usciti, perché abbiamo impiegato anche molto tempo a farli, ci siamo divertiti e spero anche che siamo riusciti a fare un buon prodotto che vi piaccia. E quindi, detto questo, vi consiglio di passare alla nostra pagina Facebook e al nostro sito e appunto vedere, come già detto, i nostri video precedenti. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao!